parlando con i miei coetanei, io mi sono accorto che sono un po' caduti quei valori classici, un po' quella morte di Dio di cui si parla. E allora io mi chiedevo come è possibile oggi continuare a credere in qualcosa, perché sento questo forte nichilismo e di conseguenza la fiducia che viene a mancare. Io ho sentito questo tra i miei coetanei e questo mi ha dato anche un po' di sconforto, un po' di solitudine. E io mi chiedo se è possibile credere ancora in qualcosa, come si può fare? E questo è veramente la domanda giusta e il problema attuale. Allora, sono caduti di per sé tutti i valori, perché dentro l'umanità e soprattutto nei giovani è emersa una domanda forte, che è la domanda storica, cioè di essere se stessi. Questa, tutti i ragazzi, tutti i giovani sentono forte questo, e tutta la ribellione che è incominciato forse all'inizio, appena dopo la guerra, ma che si è espressa nel 68 ad esempio, è proprio la voglia di rompere con le tradizioni che ti imponevano di adeguarti a certi modelli per essere te stesso fino in fondo. E da allora in avanti i giovani, voglio dire, prima hanno protestato e ribellato e si sono ribellati a una società. Adesso non si ribellano forse più a niente, però hanno una rabbia di fondo e uno scontento di fondo, questo, perché non gli va più bene il passato, ma non sono ancora capaci di prevedere un futuro, di creare un futuro, perché non siamo stati abituati. La cosa più difficile è proprio pensare che il futuro c'è se lo creiamo noi, se non lo creiamo non ci sarà. Allora i giovani si trovano in questa situazione di volere qualcosa di nuovo, ma non sanno da dove cominciare. Sì. E poi alla fine, voglio dire, il ripiego su se stessi o nel consumismo o anche nelle droghe, ma soprattutto nel consumismo, diciamo adesso un po' nel consumismo tecnologico soprattutto. Ma è un ripiego, dentro c'è sempre la voglia di qualcosa di nuovo. Ora, certamente i giovani non sono ancora convinti di poterlo creare questo futuro, non sono ancora convinti, ne hanno l'esigenza, vorrebbero, ma non sono ancora convinti. La mia visione sarebbe proprio adatta ai giovani, perché nella mia visione c'è proprio che il futuro c'è quando gli esseri umani se lo creano, se no non c'è. Se no c'è solo la morte, c'è la sopravvivenza e la morte. E il futuro, invece, il futuro è una speranza, è una modificazione della nostra umanità, è qualcosa di straordinario. Ecco, ma bisogna pensare che siamo capaci di farlo. Ora, io quando parlo con i giovani cerco di dirglielo questo: guarda che noi siamo qui per creare il nostro futuro, perché in quel futuro noi ci viviamo. Il presente, in fondo, lo accettiamo com'è, cioè non l'abbiamo fatto noi il presente, ce l'hanno fatto altri. Ci può andare bene, ci può andare male, ma il futuro certamente possiamo farlo noi. E questo sarebbe la creazione dell'essere umano, veramente, di creare sempre il proprio futuro, sempre più qualificato e sempre più omogeneo alle proprie esigenze di fondo, di senso e di amore. Sì. Questa è la possibilità che hanno oggi i giovani, che purtroppo consumano troppo nella tecnologia. Io non sono contro la teologia, mai, è una nostra protesi, ma i giovani la caricano un po' troppo di significato, cioè dovrebbero usarla come gli strumenti per creare quello che loro vogliono, invece si lasciano creare dalla tecnologia più che creare. Sì. Perché poi io, osservando i mezzi tecnologici, sia gli smartphone adesso, che non sono più telefonini, ma sono anche tutto, sono dei computer totali. Hanno anche dei metodi di comunicazione che,
che differiscono da quelle che è un metodo face to face, no? Per cui vengono meno quelle responsabilità e quella negoziazione che c'è quando io ho una persona di fronte. Sì, non c'è più relazione, non c'è più... C'è offerta di, al massimo offerta di quello che uno pensa, di quello che uno è, ma non c'è più comunicazione autentica, cioè, sì. C'è solo questo prendere atto senza... l'impatto, voglio dire, di una relazione anche affettiva e emotiva. Ed emotiva. E adesso veramente per creare questo nuovo non abbiamo più punti di riferimento validi o precisi come avevano le passate generazioni. Veramente siamo nel punto in cui o crea nuovo quello che pensi e che immagini e che ti piacerebbe, o niente, o siamo destinati a finire. Sì. Cioè non c'è niente, siamo destinati a finire, se non... è come dire, l'immaginazione umana. L'immaginazione umana, che era frutto di una visione del mondo creativo, divino, con tutte le divinità, è finita in fondo, è finita perché quello che siamo riusciti a creare è molto più potente di quello che abbiamo immaginato nel passato, è molto più potente, cioè tutte le realizzazioni tecnologiche in fondo rispondono, come abbiamo detto stamattina, a dei desideri profondi, magari non verbalizzati, ma dei desideri profondi dell'essere umano. E se, ecco, per cui cioè, non abbiamo neanche più bisogno di un Dio esterno che ci aiuti a sopravvivere. Riusciamo a sopravvivere con qualità anche da noi. Quindi abbiamo bisogno di senso, di raccogliere veramente il significato della nostra esistenza, di raccogliere, di creare, non di raccogliere. Sì. Ecco, anche questo è importante. Tutto ciò che hanno fatto gli esseri umani è importante perché ci hanno dato la qualità di umanità che abbiamo adesso. Sì. Però, ci arrivati a questa qualità, cioè non ha più importanza niente, perché la qualità che abbiamo raggiunto è il livello di coscienza da dove è possibile scegliere la vita che vuoi e quello che vuoi. Per cui tutto il mondo del passato è passato e con questo non possiamo neanche togliergli valore, perché ci ha dato quella qualità che gli esseri umani hanno sempre sognato, arrivare alla coscienza di sé. Cioè noi sappiamo che siamo noi e non altri, però non sappiamo ancora come dare contenuto all'essere noi. Non lo sappiamo ancora, quindi siamo in questo punto che dobbiamo fare un passo più in là, cioè dire agli esseri umani, soprattutto ai giovani, che il punto dove siamo arrivati è un punto di svolta. Qui o creiamo il mondo o si distrugge. Sì. O lo creiamo o si distrugge, siamo proprio nel momento in cui si può creare il mondo come vogliamo noi, oppure o si distrugge per inedia o si distrugge per rabbia, capito? O per inedia o per rabbia. Ma c'è bisogno fare un salto, cioè quindi un salto non più puntando su, diciamo, su un'economia, su una visione che ti viene dal di fuori, che comunque il mondo è preordinato, è creato in un certo modo, così deve andare, no. Il mondo come la vita è una pura possibilità. Sì. E noi questa pura possibilità possiamo gestirla come vogliamo, perché siamo arrivati, non tutti globalmente, ma a livello di coscienza in generale l'umanità ci è arrivata. Nel passato ci arrivavano alcuni uomini che erano detti illuminati. Adesso, diciamo, è più diffusa, siamo tutti arrivati a capire il valore dell'essere umano. C'è il valore che noi vorremmo avere e sentiamo di avere. Non siamo ancora capaci di crearlo, questo valore, sì, di darcelo, però ci siamo arrivati. Sì. E qui è un salto, proprio un salto di immaginazione, un salto di qualità che comincia dall'immaginazione, di pensare che arrivati a questo punto gli esseri umani possono
veramente pensare di poter far andare il mondo secondo l'esigenza che hanno di fondo, cioè connettersi con l'esigenza personale di ognuno, che è l'esigenza di amore, di relazione, di armonia e di senso, cioè connettersi con questo. E questo, cioè, secondo me, i giovani sono la punta più avanzata per fare questo passo, perché la rottura l'hanno fatta gli anziani come me, come quelli che vengono appena dopo di me, cioè hanno da conservare ancora certi valori, cioè devono guardare avanti per sopravvivere e per vivere meglio, però anche conservare qualche valore ti viene spontaneo, perché sono dei valori che ci hanno fatto crescere, ci hanno dato soddisfazione, ci hanno dato i loro momenti di gioia. Ma i giovani no, perché non hanno questo retroterra, quindi sono nel vuoto, quindi o si creano o hanno il coraggio di dare diciamo corpo alla loro fantasia, alla loro esigenza, o non hanno più niente.